Eccoci con le interviste del dopo gara della partita di Serie A2 maschile tra Santarelli Cingoli e Campus Italia Chieti, terminata 41-22. Siamo con mister Pasquale Maglione, vice allenatore della formazione federale. Mister, il risultato non rende merito comunque a una prestazione, diciamo, coraggiosa dei suoi ragazzi. Sì, noi sapevamo che ci attendeva una squadra forte ed è stato così. Queste partite sono quelle partite che a noi ci servono come il pane. Magari potessimo giocare partite del genere tutti i sabati o anche di più. Da Cingoli c'è da imparare, oggi i ragazzi hanno visto che c'è tanto lavoro da fare, ma dalla nostra abbiamo sicuramente il tempo, perché come hai detto tu, questi ragazzi hanno tutti 16-17 anni, quindi hanno tutto il tempo a disposizione per far bene, per crescere, per migliorare, per arrivare ai livelli che abbiamo visto oggi in campo la squadra avversaria. La prossima giornata avete una sfida contro il Romagna, un'altra sfida difficile, come l'affronterete? Ma come tutte le partite, a viso aperto, noi cerchiamo di portare il nostro gioco su tutti i campi, ci riuscirà un po' meno, ma il nostro obiettivo è quello di far capire ai ragazzi come vogliamo far giocare tutte le squadre nazionali e come li vogliamo far crescere, come vogliamo difendere, come vogliamo spingere, cercare di impostare un gioco veloce e in attacco quello che avete visto, insomma, provare a girare la palla il più possibile, uno contro uno, e quindi valutiamo le squadre avversarie, ma noi in questo momento non ci interessa tanto l'avversario, ma ci interessa la crescita di questi ragazzi, quindi ripeto, affronteremo Imola, che è una squadra ottima per il Cingoli, sapendo che siamo noi quelli che devono fare qualcosa in più, devono fare la partita e devono far vedere giornata dopo giornata il lavoro che svolgiamo durante la settimana. Grazie mister, e in bocca al lupo per il presidente. Eccoci con mister Sergio Palazzi. Sergio, la reazione che tutti aspettavamo, una grande partita, una grande Santarelli, come giudichi questa partita? Sì, la reazione ora la dobbiamo vedere anche nella continuità, perché non ci interessano i flash, ci interessano 8 mesi di grande pallamano, e oggi è stato bellissimo giocare contro una squadra finalmente che corre come noi, abbiamo avuto dei ritmi altissimi, ed è la pallamano che mi piace, la pallamano che ci piace, e sono contento di aver giocato una partita di questa qualità. E dal nostro punto di vista, a questi ritmi, aver limitato tanto le palle perse per me è stato importantissimo, ed è un segnale che il nostro gioco si è fatto in un certo modo pare. È chiaro che a volte ci sono avversari diversi dal Campus Italia, noi non dobbiamo fare l'errore di adeguarci agli avversari, e oggi siamo stati bravi a non adeguarci, a tenere il ritmo alto, a dare intensità sia in difesa, palla veloce in attacco, e questo è stato importantissimo, e sono contento della prestazione fatta. Ripeto, ora c'è bisogno di continuità, ma ripartiamo, abbiamo messo il primo passo. Non sappiamo i risultati degli altri campi, comunque vi aspetta una dura trasferta in Emilia contro il Modula Casalgrande. Come commenti questo prossimo incontro che dovrete affrontare? Ci pensiamo lunedì, perché oggi è bene che i ragazzi si bevano una birra per festeggiare la seconda vittoria in campionato, la prima vittoria in casa con il ritorno del pubblico, ed è importantissimo. Era da tanto che non gridavo così e non avevo la voce così bassa a fine partita, perché giocare col pubblico è molto più bello. E poi ci pensiamo a Casalgrande, non li ho ancora visti, e vediamo, ma il problema ora non è l'avversario, il problema siamo noi, perché se noi riusciamo a tenere questa intensità e questo livello, non c'è l'avversario, c'è Cingoli che vince tutte le partite, che è il nostro obiettivo. Grazie Sergio, e in bocca al lupo per la prossima. Grazie, ciao a tutti. Grazie Giacomo.